siamo entrati in uno di questi centri di accoglienza, vediamo com'è la situazione nel nostro servizio. Per molti la sesta notte nelle tendopoli è stata tra le più difficili, soprattutto ieri dopo il funerale, in una giornata segnata dal dolore e anche dalla pioggia che è caduta per ore, ma qui nel campo di accoglienza dell'ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, tutto era pronto anche per sfidare il maltempo. Abbiamo messo tutta la breccia, le tende sono montate, le abbiamo ricontrollate, sono a posto, quindi grossi problemi assolutamente non ne abbiamo avuti. La notte l'abbiamo trascorsa, l'hanno anche trascorsa gli ospiti in tranquillità senza nessun problema. Qui hanno trovato accoglienza 193 persone, oggi c'è chi gioca a carte, chi improvvisa una partita di pallavolo e il brutto tempo sembra davvero il male minore. C'è stata la pioggia un bel po' qui dove stiamo di casa noi, però... La pioggia quando alla fine so che non si poteva scendere. Una tendopoli dove per rendere le giornate più confortevoli è stata allestita una grande mensa, colazione, pranzo e cena, si fanno tutti insieme gli sfollati e i 65 volontari e poi bagni, docce e aree giochi per i bambini seguiti da psicologi ed educatori e ancora. Si sono appena entrati in servizio la lavanderia per il campo che consente lavaggi intensivi con una programmazione veramente diversificata. Seconda disponibilità che abbiamo è quella dei parrucchieri, c'è un'equipe di parrucchieri professionali. Una tendopoli con tanti comfort ma la speranza di andare via presto. Che ci ridanno una casetta di legno perlomeno per rientrare quest'inverno, se no che fai?